Today we're gonna have the key. The key is arrived, so I don't know which time yet, but they tell us that we're gonna have the key. Da oggi quindi loro avranno le chiavi. Sì, devono avere le chiavi. Niente sgombero, anzi, i profughi avranno anche le chiavi di casa. È l'ultimo colpo di scena della battaglia legale che vede al centro questo residence di Eraclea Mare, in provincia di Venezia. Da giugno è diventato un centro di accoglienza, ospita 140 immigrati. Sono ormai soltanto gli striscioni appesi ai balconi a distinguere gli appartamenti delle 14 famiglie italiane del residence. Il ricorso urgente dei condomini è stato respinto. Il Tribunale di Venezia ha deciso così. Gli stranieri restano al loro posto. Per il giudice, la società proprietaria di questa palazzina può affittare casa a chi vuole. E nella sentenza afferma che non ci sono pericoli sanitari. Nel nostro corridoio ci deve essere una persona in quarantena, me l'hanno confermato i ragazzi profughi, che viene portato a mangiare alla sera, al mattino. Ma da oggi per i profughi non solo diritti, saranno tenuti a rispettare il regolamento comunale, porte e portoni chiusi e non più di 3 immigrati per appartamento. Sicuramente si svaluteranno, perché immagina tu se tu vuoi vendere un appartamento all'interno di un campo profughi, perché siamo noi all'interno di un campo profughi. Chi te lo compra? Nessuno.